grazie per essere tornati all'appuntamento con Cuccioli e Campioni, puntuale ogni venerdì sera alle 21. Avete già visto che i nostri ospiti questa sera sono veramente baby, loro sono i Piccoli Amici 2013. Ragazzi, un altro applauso, benvenuti a Cuccioli e Campioni. Piccolissimi, Bruno. Ciao Bruno Nobili, ben ritrovato. Noi diciamo sempre, quando sono bambini così piccoli, sarà dura perché... Beh, è dura per gli allenatori tenerli, farli giocare, farli divertire, perché è chiaro che si devono solo divertire, e per cui però è dura tenerli in attenzione, buoni, insomma è un lavoro difficile. Sarà una puntata scoppiettante, noi ci dissociamo da tutto quello che succederà in questo studio nel corso di questa trasmissione. Salutiamo Alessandro Del Grosso, allenatore del Lanciano. Buonasera, buonasera. Grazie per essere qui, Alessandro, che ha una bimba bellissima che ha la stessa età di questi Cuccioli. Sì, un anno più grande forse perché ha 6 anni, però sì, questa età qua è... Quindi è, insomma, con la vivacità sei abituato. Sì, sono abituato, anche se mi dà molto da fare veramente, perché è come loro proprio, come loro. Non sta mai ferma. Che sport fa? Non il calcio probabilmente. Beh, diciamo che tra virgolette gli piace perché quando poi viene con me si mette lì a palleggiare, a stoppare, io faccio finta di non guardare, mi giro dall'altra parte, però esatto, sì. Però se gli piace comunque sicuramente non gli dirò di no, ecco. E potrebbe essere un allieva della scuola calcio del Pescara, che come sapete ha un settore femminile in crescita, e questa sera la scuola calcio è rappresentata da mister Alessandro Febo, detto Super Miss, che è il coordinatore del polo di Ravasco della scuola calcio del Pescara. Buonasera, esatto. Ben ritrovato. Grazie, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a voi. E con il Super Mister ci sono due allenatori, due istruttori dei Piccoli Amici 2013, che sono Chiara Di Giovanni, finalmente una donna che guida una squadra. Benvenuta Chiara. E abbiamo Federico Palusci, collega di Chiara. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo con il Super Mister, una piccola presentazione di questo gruppo. Diciamo sempre è prevalentemente un'attività ludica a quest'età. Sì, diciamo che loro la categoria è quella dei Piccoli Amici, primo anno, quindi diciamo è proprio l'alba e l'inizio di questa attività sportiva, e la prima categoria è la più piccola. È ovvio che per molti è il primo approccio a un'attività in cui la loro scelta, lo sport che vogliono fare, l'ambiente in cui vogliono essere, e di conseguenza dobbiamo essere così bravi ad accoglierli nel giusto modo, affinché questa passione, questa voglia di divertirsi, insomma, riusciamo a portarla insieme fino a fine stagione, riuscendo poi ad amalgamare tutte quelle che sono le loro esigenze nel contesto che sono le nostre direttive. Allora Bruno, la percezione del calcio a quest'età, gioco ma anche sogni, voglia di emulare il campione di turno? Ma sì, fanno tutto per emulazione i ragazzi, specialmente a quest'età, ma ripeto, secondo me è anche difficile tenere una certa concentrazione, no? In quello che fanno, perché sono veramente piccoli, per cui sta a loro che li guidano, mandarli nella strada giusta. Alessandro Del Grosso, Lanciano 1920, e a proposito di sogni, ne avete tanti? Beh, ne abbiamo, speriamo, diciamo. Noi siamo partiti per vincere il campionato, non ci nascondiamo dietro a nulla, sicuramente non stravincerlo, perché è sempre difficile vincere un campionato. Uno parte per cercare di fare determinati obiettivi, poi durante l'anno capitano gli imprevisti e dopo ti ritrovi addirittura a lottare per non retrocedere. Noi siamo partiti con i piedi ben saldi a terra, sapendo i nostri obiettivi, e diciamo che abbiamo fatto delle scelte su determinati giocatori, portandoli da noi, giocatori sicuramente di categorie superiori, ma mentalmente pronti per affrontare un campionato di promozione, perché non è mai facile. E, Alessandro Del Grosso, che ricordiamo è un ex giocatore di Serie A anche con Salernitana e Bari, e che ha dei numeri molto molto interessanti da allenatore. Io vorrei sottoporvi questo suo ruolino di marcia,
sulla panchina, è stato allenatore del Francavilla, dell'Agnonese, del Lanciano in prima categoria, con cui ha avuto poi la promozione lo scorso campionato, e adesso appunto allena la promozione con l'aiuto del regista Andrea Di Fabio. Vediamo questo grafico. Bruno, 60 punti con il tuo Francavilla, gol fatti 46, subiti 28, e poi insomma vediamo veramente dei dati molto interessanti. Arriviamo al Lanciano di oggi, già 66 punti, 19 gol subiti, quindi sì. Cos'è il minimo? Sì. Siete la squadra, siamo la squadra che ha meno imbattuta, però la squadra con più gol, 88 fatti. Quindi un bel ruolino di marcia in tutte le categorie che ha fatto, e specialmente adesso anche nel Lanciano, per cui direi che è un ruolino che diversi allenatori sognano di fare, insomma, perché sono moltissimi punti. Poi vediamo quest'anno solo 3 sconfitte, 22 vittorie, sì. E neanche un pareggio. No, neanche un pareggio, l'unica squadra che non ha pareggiato fino adesso, diciamo. Quindi l'anno allenatore... scorso abbiamo avuto anche record di gol, con 117 gol fatti nel campionato, record italiano abbiamo fatto. Quindi Bruno, un allenatore promettente, destinato sicuramente a palcoscenici più importanti. A parte, io glielo auguro senz'altro, però questi son numeri importanti, e si capisce benissimo, dato una squadra che non ha mai pareggiato, che si tende sempre a cercare la vittoria. Poi dopo qualche volta succede l'imprevisto, però si cerca sempre la vittoria, ecco che pareggi non ce ne sono. Allora Alessandro, capolista, siete inarrivabili? No, non è che siamo inarrivabili, dipende tutto da noi, diciamo, adesso. Sono rimaste 9 partite dove ci giochiamo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, tutti i nostri sacrifici. L'ho detto già anche ai ragazzi che bisogna lottare domenica dopo domenica. Adesso domenica andiamo a Sulmona, dove è un campo ostico, un campo difficile. Se non scendi con la mentalità da promozione, è difficile, sperando con l'aiuto dei nostri tifosi, dove al seguito ce ne vengono per fortuna nostra sempre tante, almeno un centinaio, 100-150 quando ci dice male, però ecco, sono contento fino adesso, però dobbiamo ancora dimostrare tanto per confermare quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè gli 8 punti di distacco, dove alla fine del girone di andata la Bacigalupo ci aveva ripreso, perché abbiamo avuto 3 stop come sconfitte, e loro ci sono riavvicinati. Poi vincendo con loro lo scontro diretto abbiamo riallungato di 8 punti. Ed è bello che state ridando entusiasmo alla città di Lanciano, che è abituata ad un calcio a certi livelli. Sì, ho fatto la Serie B fino a 3 anni fa, e io infatti ho accettato perché venivo dall'interregionale, sono stato ad Agnone, ho perso la finale playoff, non sul campo ma come classifica, diciamo che noi siamo arrivati quinti e la Vispesa era arrivata terza, e ho perso la finale, però ho accettato di buon grado questa diciamo, mi sono rimesso in gioco, ecco, per cercare di vedere che anche nelle altre categorie potevo fare qualcosa. L'anno scorso ci sono riuscito con la prima categoria, adesso stiamo facendo questo percorso con la promozione, che ripeto, non è mai facile giocare, ma non è mai facile vincere. E noi torniamo ai ragazzi, ai nostri cuccioli, vediamo come lavorano sul campo. Siamo andati a trovarli a Ravasco insieme a Max Mucciante, sentiamo l'allenatrice Chiara Di Giovanni. Da novembre che sono in questa società e collaboro con i piccoli amici del Pescara 2013. Da subito, grazie al super mister Alessandro, ci ha fatto sentire a casa, ci coccola e ci supporta sia prima di ogni seduta e anche posto con i suoi fantastici consigli e grazie alla sua esperienza. Gli
lavorare con dei bambini così piccoli comporta tanto impegno, tanta fantasia, soprattutto nella variazione delle esercitazioni, in quanto la loro attenzione è molto molto bassa, quindi comunque è sempre importante cambiare le esercitazioni. Ovviamente gli esercizi devono sempre essere, hanno sempre una base ludica. Sono le attività appunto che vengono svolte durante la seduta di allenamento, che sono delle attività per lo più ludiche, quindi che riguardano il bambino a 360 gradi. È importantissima la socializzazione, perché in questa fase d'età appunto il bambino si trova in un egocentrismo infantile in cui lui è molto, bada molto a sé e la palla, quindi il compagno è un po' più, è meno quindi attento al compagno. Il nostro obiettivo primario appunto è indurlo alla socializzazione. Ovviamente diciamo che è un po' presto porre degli obiettivi a dei bambini così piccoli, appunto di tenera età, però il sogno del cassetto di tutti i bambini, di ogni singolo atleta, è comunque diventare un calciatore professionista del Pescara, guarda caso. È brava la nostra mister, ma Chiara, ti chiamano mister, passiamo il microfono, o è il caso forse di dire miss? No, mi chiamano mister. Mister. Sì, sì. Allora, super mister, invece una figura femminile ci sta proprio bene, è anche un po' materna a questa età, no? Sì, allora, per quanto riguarda la categoria dei piccoli amici, ma anche nel caso dei primi calci, diciamo che è una figura che noi cerchiamo, che aiuta a completare quello che è lo staff, perché secondo me il mister è inteso come ragazzo, ha una tipologia di insegnamento che però va in alcuni casi ad avere delle lacune nel rapporto morale col bambino. Di là la donna secondo me ha un fare più materno e completa quello che è la parte tecnica con quello che è la parte di empatia. Quindi noi lavoriamo affinché gli istruttori ne siano sempre così mixati, e io sono fortunato ad avere questo staff. Sei d'accordo, Bruno? Giusto? Senz'altro. Bilanciamento. Giusto, una volta forse neanche si pensava a questa cosa, ma invece è una cosa molto ragionevole. Ragazzi, torniamo sul campo di Ravasco, perché ci siete voi, vi abbiamo intervistato, vediamo come ve la siete cavata davanti al microfono insieme a Max Mucciante. Pratichi il calcio da un bel po' di tempo, vero? Da 3 anni. Sei arrivato che eri proprio piccolo piccolo? Avevo 4 anni. E che cosa hai imparato in questi anni di calcio? Che non ci devo sgambettare. Lo dicono sempre. Non sgambettare, di non prendere la palla con le mani, mettere le mani a posto, come non c'è sempre lei. Diciamo che voglio diventare grande per fare l'attaccante. E adesso dove giochi? Dove ti fanno giocare invece? Dappertutto. Sei un jolly, quello che si chiama un jolly. Tu l'anno prossimo andrai a scuola, diventerà più difficile quindi praticare il calcio, perché devi studiare, lo sai? Sì, poi il pomeriggio. E poi il pomeriggio devo fare il calcio. Devi fare anche i compiti. Ma devo fare presto a finire i compiti, se no come faccio a venire qua? Quindi per te è più importante il calcio o è più importante la scuola? Calcio. E pensi mai a un altro lavoro che potresti fare se non il calciatore? No. Solo il calciatore? Mm. Secondo te come si diventa un calciatore importante? Che cosa ci vuole per diventare un calciatore importante? Per diventare tipo una leggenda come Maradona. Maradona ha fatto tanti gol, questo lo sanno, quindi fare tantissimi gol come Ronaldo, perché a me piace fare gol, nel senso come festeggiare che qua non me lo fanno fare come in TV. Ciao
giochi un po' in vari ruoli, però ti piace fare il portiere. Sì. Perché hai questa passione per il portiere? Perché faccio tante parate e mi piace stare in porta. Ti faccio vedere i movimenti di una parata, per fare una parata. Da grande quindi vuoi fare il portiere? Mm-hmm. Il portiere del Pescara lo conosci? Sì. Lo sai come si chiama? Fiorillo. Perché tu hai scelto il calcio? Perché ti piace questo sport? Perché mio fratello dice che il calcio è bello. Beh, la mattina mi fanno giocare e poi mi fanno fare dei lavori al quaderno. Tuo fratello gioca a calcio? Sì. Quanti anni ha tuo fratello? 7. E tu vuoi imitare lui? Uh-huh. E il calcio secondo te fa bene al corpo? Ti ha aiutato e ti sta aiutando a crescere? Sì. Come sta diventando il tuo corpo con il calcio? Bene. Bene come? Se ti senti più forte col calcio? Sì. Dove secondo te si stanno nascendo i muscoli? Dove ce l'hai i muscoli? Alle braccia, le gambe? Alle braccia. Spigliati, grazie a Luca Tesio per il montaggio. Adesso ragazzi vi conosceremo meglio, perché subito dopo la pubblicità vogliamo sapere chi siete e che cosa sognate. A tra poco. E adesso li conosciamo, i piccoli amici 2013, pronti per le presentazioni, vai. Mi chiamo Samuele, cognome Colazzidi, ho 5 anni e voglio fare da grande calciatore. Dove? Calciatore. Dove ti piacerebbe giocare? Non lo sai ancora? Vabbè. Ci pensi. Vai. Tu? Mi chiamo Manuel Gabriele Cantera, ho 5 anni e da grande vorrei fare... Che cosa? Calciatore o un altro lavoro? Calciatore. Dove? Non lo sai? Nel Pescara. Nel Pescara. No, della Juve. Della Juve. Hai cambiato idea. Andiamo avanti. Mi chiamo Tommaso Mussetto. Hai quanti anni? 5. Voglio fare il calciatore. Voglio giocare nel Frosinone. Nel Frosinone? Sì. E perché ti piace questa squadra? Perché io tifo il Frosinone e il Napoli. E il Napoli, bene. E vuoi giocare al Frosinone, però non nel Napoli. No, qui con la Juve. Qui con la Juve, qualcun altro. E tu invece? Come ti chiami? Licando. Di cognome? La Guizza. E da grande che cosa vuoi fare? Il poliziotto. Il poliziotto, non vuoi fare il calciatore? No, va bene. Allora, in bocca al lupo per le tue aspirazioni. Andiamo avanti. Tommaso Pucci. E dove giochi tu? Giochi dappertutto, perché in questa età, a questa età non hanno ruoli. Però dove ti piace giocare di più in campo? Attaccante. Attaccante. E da grande cosa vuoi fare? Poliziotto. Poliziotto anche tu. Ma perché ti piace fare il poliziotto? Non lo so. Non lo sai. Qui ce ne vanno diversi dei poliziotti, stasera però. Per mantenere l'ordine. Tu come ti chiami? Mi chiamo Pierpaolo Farelli. C'è un giocatore che si chiama Simone Farelli, che è del Pescara, però non diciamo altro, vero Pierpaolo? Nicola Marelli, ho 5 anni e mezzo. Dove ti piace giocare in campo? In tutti i ruoli? No, al portiere. Portiere. No. Mi chiamo Fabrizio. Ti chiami Fabrizio, di cognome? Da Cesare. E dove ti piace giocare in campo? Difensore. Difensore. Da grande vuoi fare il calciatore o hai un'altra idea? Hai un altro lavoro? Il pompiere. Il pompiere anche tu. Bene, passa il microfono al tuo vicino. Mi chiamo Mattia Rapagna. Quanti anni hai?
5. E dove ti piace giocare in campo? In portiere. In portiere, in porta, quindi ti piace fare il portiere. E da grande vuoi fare il portiere? No, voglio fare il poliziotto. Il poliziotto anche tu, ma perché sei amico degli altri bambini e quindi vuoi lavorare insieme a loro? Ti piace proprio questo lavoro? Mi piace proprio questo lavoro. Perché ti piace fare il poliziotto? Perché una volta ho visto che è stato bello. È stato bello? Perché l'ho visto in aereo. Hai visto i poliziotti in aereo? Ho visto un film. Ah, un film sui poliziotti sull'aereo e ti sei appassionato. Bene, andiamo avanti. Il prossimo. Mi chiamo Andrea Rossa. Dove ti piace giocare? In campo? In quale posizione? Attaccante. Attaccante. E da grande cosa vuoi fare? Il calciatore. Dove? Al Pescara. Al Pescara. Bene, andiamo avanti. Mi chiamo Alessandro Chiarieri e voglio fare l'attaccante nella Juve ed essere il numero 7. Mi chiamo Emanuele Ferri. Aspetta, non lo coprite, per favore. Mi chiamo Emanuele Ferri, ho 5 anni e voglio fare il calciatore attaccante nella Juve, essere il numero 7 Cristiano Ronaldo. Ah, vuoi proprio la maglia di Cristiano Ronaldo? Aspetta, io ho 6 anni. Non me lo dico. Ah, lui ha 6 anni, Alessandro ha 6 io anni. Io sono Nicola del Camaccio. Come ti chiami? Nicola del Camaccio, vivo a Peccare a Calafaccio e mi piace. E da grande cosa vuoi fare? Il giocatore. In quale squadra? Del Pescara. Nel Pescara, bravo, andiamo avanti. Tu sei? Mi chiamo Alan Durso, ho 5 anni, da grande tribolo voglio fare la tangente, numero 9. Higuain, quindi sei un tifoso di Higuain? No, però Higuain mo sei andato dalla Juve, sei andato dal Milan, è andato al Chelsea. Ah, bene, informatissimo, bravo. E da grande, quindi hai già pronto il ruolo e il lavoro. Bene, sì. Andiamo avanti. Chi manca? Tu sei? Io sono Filippo Mucci, ho 5 anni e mezzo e da grande vorrei fare il commissario. Di polizia. Sempre. Domanda per Mister Del Grosso. Ma tu in che squadra giocavi in Serie A? Bella domanda. Io ho vinto il campionato di Serie B con la Salernitana. Dopo 4 anni ho fatto la Serie A con la Salernitana. Poi ho fatto la Serie A con il Bari altri 2 anni. Bene. E poi un'altra domanda? Vai. Manuel, vai. Giochi con i tuoi amici la domenica? No. Non è essere bravo con i tuoi amici. Non è che gioco con i miei amici, io di solito vado con la squadra per cercare di vincere, però gioco con i miei amici al di fuori della squadra. Ci gioco il lunedì e il sabato, dipende da quando giochiamo. Quale campionato fai? Wisp. Ah, Wisp, quello dove ci sono tanti ex calciatori, esatto. Abruzzesi. Bene, un'altra domanda per Mister Del Grosso. Perché hai tutta questa passione del calcio? Perché? Perché mi è nata quando ero piccolo, essendo mio padre un ex giocatore, però a livello dilettantistico, sono cresciuto con i miei fratelli anche lì nel mio piccolo paese che si chiama Ardea, sempre tra virgolette prima si poteva giocare in mezzo alla strada, adesso di meno perché comunque ci sono molte più macchine, ci sono molti più problemi per giocare per strada, perciò mi è venuta la passione lì e ho iniziato proprio all'età vostra, a 5 anni, nel Pomezia, andare a scuola calcio. Bene. Adesso una domanda per Bruno Nobili. Quando vedi un giocatore che non è bravo, me lo dici? No, che non glielo dico, che gli dicono che non è bravo, no, non si dice, no, me lo tengo per me. Lo incoraggio, cioè, certo. A suo modo glielo fa capire. Però gli dico vai a scuola. Bella questa. È un bravo ragazzo, si comporta bene. Adesso noi abbiamo una sorpresa per Mister Alessandro Del Grosso, perché c'è un gruppo di persone a te molto vicine che vuole farti un saluto. Vediamo questo video. Buonasera a tutti e un saluto al grande Mister Del Grosso. Mister, sai che questo saluto ti costerà una cena, sì. Un saluto dal tuo staff. Ciao Mister. Facciamo un applauso.
Il mio staff. Il tuo staff, sono i collaboratori più stretti, sì, vogliamo sì. ricordarli? C'è Simone Masciarelli che è il match analysis, che da quest'anno che lavora con me, e l'ho cercato di portare dentro perché comunque è importante anche sapere della squadra avversaria, come gioca, che giocatori ha, che tecnica usa, la particolarità sui calci piazzati, insomma ecco, lui è quello che va a vedere le partite, poi me le sviscera e vediamo cosa succede. Poi c'era il preparatore atletico Alessandro Spinoglio, che sono 4 anni che è con me, da quando ero alla vecchia Virtus, diciamo, che me lo sono portato con me ad Agnone, e poi c'era il preparatore dei portieri, che era Luca Di Toro, che da quest'anno che lavora con noi, e poi c'era Jacopo, che è il nostro fisioterapista. Però devo dire che sono 5 ragazzi che sono tutti di Lanciano, e questo mi fa piacere perché comunque io ho pescato nel territorio frentano, diciamo, non sono dovuto andare fuori per cercare di collaboratori, ma bensì nel posto ho trovato collaboratori molto validi, di cui sono anni che ci lavoro. E li ringraziamo tutti, in particolare Rullo. Mi ero dimenticato, Rullo. È vero, da quest'anno c'è anche Rullo, perché l'anno scorso giocava, che è un ex giocatore, che da quest'anno fa parte dello staff, che allena anche la Juniores insieme a Di Biccari, e me lo sono portato con me perché comunque è un giocatore che conosco e sta affrontando, diciamo, un altro percorso adesso da allenatore, perciò me lo sono portato con me. Lo volevo mettere per ultimo, però visto che la domanda me l'avevi già fatta, Marullo, che è stato tra l'altro il nostro gancio, quindi lo ringraziamo particolarmente. Noi adesso apriamo la nostra finestra sulla primavera del Pescara, che vive un momento molto importante. Ce ne parla l'allenatore Luciano Zauri con le riprese di Alceo Tontodonati. Mister Zauri, a un punto dalla vetta, quanto la sentite, vicina o lontana, questa meta? Insomma, è un obiettivo che inizialmente non avevamo, quindi col passare delle giornate ci siamo resi conto di poter provare a fare qualcosa di importante. Il campo ci sta dando ragione, è chiaro che insomma, la crescita dei ragazzi è evidente sotto gli occhi di tutti, però il bello viene adesso. Abbiamo questo grande obiettivo che è lì alla portata, abbiamo l'Ascoli a un punto e lo scontro diretto è fra 2 partite, insomma ci stiamo preparando per questo grande impegno. Rimane comunque un gioco, però quando sei dentro vuoi vincere, vuoi fare il massimo. Dispiace appunto per Roberto Scucimara, che è stato con noi dall'inizio, stava facendo benissimo, purtroppo questo infortunio al dito lo penalizza, non so se riuscirà a rientrare prima della fine del campionato, però Alessandro Sorrentino sta giocando bene, sta facendo il suo, non lo stiamo responsabilizzando troppo perché comunque è un ragazzo giovane e non ha bisogno di pressioni, però sta disputando delle ottime partite. Domani il Frosinone in attesa dello scontro diretto con l'Ascoli, quanto rischia di distrarvi la partita che avrete 7 giorni dopo? Ma questo è un rischio che non dobbiamo assolutamente correre, non ce lo possiamo permettere perché abbiamo faticato tantissimo per arrivare a questo punto, quindi non possiamo permetterci distrazioni. È chiaro che Frosinone è una squadra un po' scorbutica, l'abbiamo affrontata all'andata, una squadra molto chiusa che comunque gioca bene, quindi sarà un impegno assolutamente difficile. Puntiamo alla vittoria chiaramente, ma non sarà facile. Cuccioli, sono pronti a dare il benvenuto all'ospite di questa sera, che è il portiere del Pescara, Simone Farelli. Dare il 5, bravi. E c'è un saluto particolare perché adesso spieghiamo subito. Ciao Simone, buonasera. Grazie per essere qui. Buonasera. Accomodati sulla poltrona che spetta a tutti voi biancazzurri. E Simone Farelli, diciamo subito che ha qui suo figlio Pierpaolo. Sì, sì.
che è un giocatore anche lui, vuole fare il portiere, anche se adesso ci ha detto che fa un po' di tutto. Sì, fa un po' di tutto, però vorrebbe imitare il papà. Io gliel'ho sconsigliato, però ha le idee abbastanza chiare. Allora, Bruno, Simone Farelli da questa stagione con il Pescara, però ha poca possibilità di esprimersi perché ci sono in fila altri portieri davanti a lui. Beh, è chiaro, c'è una... i portieri sono tre, e gioca chiaramente il titolare, però senza augurare il male agli altri, gli auguriamo che anche lui possa in qualche partita essere presente. Mister Del Grosso, anche tu nel Lanciano hai questa situazione, tre portieri, come li gestisci? Beh, cerco di gestire il meglio possibile, anche perché uno ne può giocare. Diciamo che noi abbiamo fatto una scelta un po' diversa, abbiamo messo in porta il Lander, che sarebbe quello più piccolo, che abbiamo un 2001, il secondo poi è Mattia Di Vincenzo, che è un portiere esperto, ha fatto anche la Serie C ed è molto legato a Lanciano Calcio, e in più abbiamo Di Cencio, che è un 2002, che sta crescendo dietro questi due ragazzi, ma più che altro a noi ci dà una grossa mano Luca Di Toro, che è il preparatore dei portieri, è lui che gestisce i tre, diciamo, tra virgolette, portieri, che poi uno è titolare, ma uno perché è titolare? Perché abbiamo fatto una scelta più che altro, mentre per loro penso che sia un po' diverso. C'è tra virgolette, una gerarchia, cioè un allenatore sceglie un portiere fino a quando ha tutta la fiducia dell'allenatore e gioca. Poi può capitare durante l'anno dove ci sono dei periodi non positivi sia per la squadra che per il portiere, poi viene cambiato, diciamo, ecco, lo cambiamo tra virgolette. Però ecco, io l'unica cosa che posso dire è sempre di impegnarsi come ha sempre fatto, e prima o poi l'importante è farsi trovare pronto quando viene chiamato. Mister Febo, che cosa significa avere il figlio di un giocatore in squadra? Se ne parla, lo prendete come esempio a volte il papà di Pierpaolo? Allora, è difficile gestire tra virgolette la situazione, ma non per qualcosa, perché in maniera positiva, essendo ovviamente ti chiamiamo così figlio d'arte, come ne abbiamo anche altri all'interno della scuola calcio, l'entusiasmo di sapere della presenza del genere parte proprio dai compagni, no? Quindi tante volte tra loro le domande, le considerazioni, sta a noi fare in modo che tutto rimanga in un segmento tranquillo e che lui viva serenamente la scuola calcio come lo vivono tutti gli altri bambini. Poi di qua ovviamente l'intelligenza e l'esperienza dei papà stessi, che sapendo insomma come si vivono certe situazioni mi danno una mano a gestire in maniera più tranquilla la cosa. Allora ragazzi, quanti di voi vorrebbero fare il portiere? Alzate la mano, sono tantissimi. Stasera, come mai tutti questi? Stasera, perché sono ispirati dalla presenza di Simone. Tu non vorresti fare il portiere. Insomma, tanti portieri. E come gestire, mister, anche voi, come gestite tanti aspiranti portieri? Come fate? Per queste categorie è semplicissimo, perché non avendo ruoli specifici durante l'arco delle attività, ovviamente facciamo in modo che tutti a giro abbiano i loro spazi in tutti i ruoli del campo. Quindi alla fine ogni 2-3 minuti cambiamo, e quindi tutti quanti hanno la possibilità sia di giocare in attacco, di giocare in porta o di giocare dove meglio credono, perché si devono esprimere come vogliono. Quindi non ho problemi, per fortuna. E adesso vediamo una scheda di presentazione sul nostro ospite, su Simone Farelli, curata da Massimo Profeta. Romano, 36 anni appena compiuti, arrivato la scorsa estate. Simone Farelli, portiere di lunga provata esperienza, cominciata nella Strea 2001, squadra dei ministeriali, poi Siena, intensa gavetta in Serie C, Nocerina, Vittoria, Ancona, Virtus Lanciano, stagione 2007-2008, 20 presenze, Moriero in panchina che lo porta con sé l'anno successivo a Crotone, 13 presenze, promozione in B. In Calabria rimane anche la stagione seguente. Quindi Siena, Farelli incrocia Antonio Conte, due gettoni e vittoria del campionato di B. In A la gioia dell'esordio, 4 stagioni in Toscana, quindi Latina, nelle immagini il KO col Pescara, dicembre 2015, rete di Memusciai, Trapani sempre in B, Arezzo e Novara in Serie C. Carriera dunque più che discreta, soprattutto persona di alto profilo. Basta scambiare due chiacchiere per comprenderlo appieno. Tutt'altro che banale, Farelli. Vi riproponiamo un'intervista realizzata lo scorso 19 gennaio.
Simone Farelli, domanda facile facile, la prima di questa intervista, propositi per il 2019? Sicuramente vincere il campionato. Mi sembra questa abbastanza troppo diretta come troppo diretto nel proposito. No, sicuramente confermare quanto di buono è stato fatto nel giro di andata. Può essere scontata come frase, ma in realtà non lo è. E partiamo da delle certezze, che sono i punti, e quelli sono fondamentali. Simone Farelli è molto bravo dialetticamente, non riesco proprio a metterlo in difficoltà, però possiamo dire senza tema di essere smentiti che se ne intende come di promozione in Serie A, perché in carriera ne ha due con il Siena nel 2003, tra l'altro la prima storica, era giovanissimo, ma faceva parte dell'organico allenato da Papadopoulo, e poi nel 2011 con Conte. Sì, sono state due grandi promozioni che porto nel cuore, è una città dove io sono cresciuto, dove è cresciuta anche la mia famiglia, e in entrambe trovo un punto comune che è l'aspetto umano dei ragazzi, perché alla fine sì, i valori tecnici sono quelli fondamentali che si portano in mezzo al campo per sconfiggere l'avversario nel risultato, ma poi sono i valori umani che ti permettono di stare sul pezzo in un campionato lungo e affrontare quei momenti negativi che indubbiamente ci saranno in un campionato, come è stato qui, dove magari una flessione di risultati, perché parlare di momenti negativi, ecco, era più tema giornalistico tema sportivo. Piace, cioè, sì, giustamente, ognuno fa il proprio mestiere, e una flessione di risultati è stata affrontata con l'aspetto morale, cioè stretti, uniti e compatti, e da lì ce ne siamo venuti fuori. Quindi sul piano del gruppo c'è una similitudine tra Siena? Sì, lo spero proprio che sia in tutti i modi, così alla fine magari ci sarà anche da festeggiare. Grazie a Massimo Profeta per questo profilo di Simone Farelli, che quando aveva 5 o 6 anni non aveva ancora scoperto il calcio. No, non avevo ancora iniziato. Mi divertivo sempre a giocare a calcio per strada con gli amici, all'epoca si usava, con mio fratello che mi destinava sempre in porta, forse non so, era un profeta già, però ancora non avevo iniziato. Ho iniziato un po' più tardi, tra 11 e 12 anni, anch'io mi divertivo in vari ruoli. Ma ho sempre preferito, ecco, buttarmi per terra per la tristezza di mia mamma che doveva lavare in continuazione, e da lì ho coltivato la mia passione per il ruolo del portiere. Pierpaolo, cosa ti dice tuo padre? Ti dà dei consigli su come diventare un bravo calciatore? Sì. Cosa ti dice? No, non ti buttare prima, perché se no l'altro vede che tu ti sei buttato di là e tira dall'altra parte e segna. Giusto. Ma tuo padre com'è a casa? È severo? È buono? Com'è? Severo. Severo? Allora raccontaci, quando è che è severo con te tuo papà? Quando io faccio il bravo. Ah. Quando fai il bravo è severo? No, quando fai il cattivo è severo con te. No, quando c'è il bravo. Ah, quando fai il bravo? Al contrario. Al contrario. Al contrario. Ma insomma c'è un regime di educazione un po' strano in casa Farelli. Allora, ma tu... Anche tuo padre faceva calcio. Anche tuo padre faceva calcio. Ecco, adesso ce lo racconti. Anche mio padre. Ah, qui ci sono tanti figli d'arte, allora. Allora, ragazzi, un attimo. Simone, Pierpaolo, tu vuoi fare il portiere perché tuo padre fa il portiere o proprio perché ti piace questo ruolo? Cioè, perché mi piace. Anche a me. Anche a te, vabbè. Allora, ragazzi, vi ricordate le domande? Perché adesso tocca a voi chiedere tutto quello che volete al nostro ospite. A che età hai iniziato a giocare? Io ho iniziato un po' più tardi di voi, a quasi 12 anni, quindi siete già in anticipo voi. Ti piace la città di Pescara? Sì, moltissimo, perché c'è il mare molto vicino e anche la montagna non è distante, quindi per crescere i miei figli e per la famiglia è la città ideale. Tua moglie che squadra tifa? Mia moglie, essendo originaria di Napoli, è tifosa del Napoli. Ma segue il Pescara, sì? Sì. Diciamo che è costretta per forza di cose. E qual è il tuo giocatore preferito? Fin da piccolo ho sempre ammirato Buffon, che ancora oggi, secondo me, è uno dei portieri più forti e più affidabili del mondo. Aspetta, diamo un attimo il microfono a lui. Dybala o Ronaldinho? Ah, ecco, quindi ti sta ponendo un quesito. Chi preferisci tra Dybala?
Ma sono due grandissimi giocatori. Io te avevo scelto Buffon solamente perché fin da piccolo, ecco, rivestito il ruolo del portiere. Andiamo avanti. Quante volte ti alleni al giorno? A settimana. C'è il suggeritore. Il suggeritore. Cioè. Allora, va bene. Ci alleniamo tutti i giorni, tranne ecco il giorno successivo alla partita, che è il nostro giorno di riposo. Allora, passiamo il microfono. Qual è il tuo hobby? A me è sempre piaciuto il computer, smontare, rimontare, scoprire nuovi programmi, però avendo due figli piccolini ora il mio hobby è diventato a tempo pieno fare il papà, perché mi tengono impegnato nella maniera, ecco, forse più bella di questo mondo, tutto il tempo libero che ho a disposizione. Perché hai anche un figlio più piccolo? Sì, anche il fratellino di Pierpaolo che ha 2 anni. E quindi per lui è presto giocare a calcio? Sì, è presto. Ma sarà quella la sua strada? Ma chissà, no, in realtà non c'è nulla d'imposto, però alla fine lui ha scelto di farlo e sono contento, sì, purché si diverta, ecco. E allora, a chi tocca adesso? Vai Pierpaolo, domanda per tuo papà. Ti piacerebbe allenarmi? Sì, già lo fa, mi sembra di farlo ogni tanto, però sì, no, mi piacerebbe allenarti, ora e in futuro. Quindi auguri un futuro da professionista a tuo figlio. Ma non per forza, capisco che farlo crescere, ecco, con qualcosa del genere non credo sia molto educativo, perché alla fine arrivare a fare del calcio la propria professione non è facilissimo, per sacrifici, per tante altre cose, quindi auguro a lui ora e in futuro sicuramente di divertirsi e di fare la cosa che più desidera, che più gli piace, ecco. Bruno, un messaggio importante quello che sta mandando. Sì, credo che sia la cosa migliore da fare, perché a questa età intanto si devono solamente divertire, poi dopo quello che verrà si vedrà. Giusto. Andiamo avanti con le domande. Se non avessi fatto Bravo. Il portiere da grande, che avresti fatto? Bravissimo. Beh, sicuramente avrei finito gli studi, li devo ancora finire, mancano pochi esami alla fine della laurea universitaria. Ah, in che cosa? E comunicazione e marketing. Ecco, mia mamma e i miei genitori su questo sono stati sempre molto categorici. Restrittivi, nel senso, sì, categorici anche sul fatto che io non avessi mai dovuto lasciare ecco, gli studi. Con gli impegni in parte ecco, ho dovuto un po' trascurarli, mancano pochi esami, ma ho l'impegno, ecco, il desiderio di finirli. Una laurea in comunicazione va a braccetto con un futuro da dirigente sportivo? Non è detto, potrebbe essere, sì, sicuramente un binomio abbastanza immediato. Vedremo cosa mi riserverà il futuro, perché sì, per un calciatore è molto facile, ecco, che si rimanga nel campo, anche perché si smette molto presto e dopo aver fatto, ecco, per una vita solamente quello. Vedremo, ecco, cosa mi riserverà il futuro. Altre domande? Ti piace il mare? Sì, il mare moltissimo. Io con la mia famiglia, ecco, viviamo a Napoli, anche lì ce l'abbiamo molto vicino e l'ho sempre preferito alla montagna, ma quest'anno pescare è così vicino alla montagna e ho avuto modo di apprezzare anche la neve, ecco. Andiamo avanti. Ma ti piace fare il portiere? Sì, moltissimo, fin da piccolo, la cosa che più mi ha divertito fin quando, ecco, ero piccolino e continuo a farlo ancora nonostante, ecco, l'età sia avanzata. Quindi nessuno ti ha influenzato, ti ha spinto verso questo ruolo? No, fin da piccolino, ecco, era quello proprio che preferivo fare. Ancora? Quante ore ti alleni al giorno? Beh, l'orario d'allenamento alla fine sono intorno alle 2 ore, 2 ore e mezzo, ecco, con un po' di palestra, attività preventiva che si fa prima o dopo l'allenamento regolare, che in media con la squadra dura circa 1 ora e mezzo, 1 ora e 40, 1 ora e 45, in base al giorno, in base agli impegni che ci serve al mister. E com'è l'allenamento da portiere non titolare?
Beh, l'allenamento è uguale, ecco, al titolare, non si ha l'opportunità e anche la fortuna di scendere in campo settimanalmente, questo sicuramente è un cruccio grandissimo, ma come diceva il mister, ecco, non sappiamo poi quando in realtà veniamo chiamati in causa, potrebbe essere dopo un minuto di una partita iniziata, potrebbe essere dopo tanto tempo, pertanto il portiere ragiona in maniera completamente diversa da un normale giocatore, sa che non può tralasciare neanche il minimo dettaglio nell'allenamento, non sapendo, come dicevo prima, il momento in cui sarà chiamato in causa. Mister Del Grosso, in questo caso il ruolo dell'allenatore a livello psicologico verso un portiere che non è titolare, qual è? Beh, sicuramente ci deve essere, diciamo, più colloquio, perché poi alla fine i ragazzi sì, accettano di fare la panchina, però molte volte è dura, anche perché molte volte li vedi allenare e sono alla pari. E dopo è solamente la partita quello che loro cambia, però ripeto, l'importante è continuare sempre sulla mentalità di allenarsi bene per poi farsi trovare pronto al momento giusto, perché chi parte dalla panchina purtroppo ha questo handicap tra virgolette che se lo porta dietro, però poi una volta chiamato in causa si fa trovare pronto, è difficile poi per l'altro rientrare. Bruno? Ma intanto è una cosa positiva è che nel calcio di oggi la panchina è abbastanza lunga, no? Ci sono diversi giocatori oltre ai portieri. Una volta erano solo due che andavano in panchina, quindi era molto più restrittiva la cosa. Adesso almeno quella gioia di poter andare in panchina c'è. Ragazzi, continuiamo con le domande. Quando tirano forte in porta c'è paura? No, paura no, questo cerco di insegnarlo, ecco, anche a mio figlio, la palla in realtà tranne un qualche piccolo dolore più di tanto non fa, però ci sta di prendere qualche pallonata in faccia e un po' di dolore lo provo anch'io, lo provo a qualsiasi altro portiere, ecco. Avanti. Ma quando eri piccolo ti piaceva giocare? Sì, non solo a calcio, a tutti gli altri giochi che piacciono anche a voi, e anche ecco, con vari tablet, televisione all'epoca non c'erano, però anche a me piacciono tantissimo i cartoni, però il calcio fin da piccolino era quello che più mi divertiva. E lo guardavi anche in TV il calcio? Sì, non sono mai stato un grande appassionato di calcio visto, ecco, ero più per un calcio praticato. Altra domanda? Perché squadra tifi? Io oramai tifo solamente il Pescara perché diciamo alla fine sono cresciuto, ero un po' quando ero piccolino ero simpatizzante della Lazio perché giocavo nel settore giovanile della Lazio, poi man mano ecco, mi sono appassionato più per le squadre per cui gioco. Se prima facevi il portiere, se cambi idea... Idea. Se cambio idea, oramai sono un po' troppo grande per cambiarla, quindi continuiamo così fino alla fine con il portiere, anche perché se ho fatto il portiere tra le scelte è perché i piedi erano meno buoni di altri che hanno scelto di giocare nel campo. Ma per essere un calciatore, cioè, ci deve mangiare bene, ci deve fare allenamento, ci devono fare tante cose per essere un vero calciatore, per essere una leggenda come Maradona. Tipo, come Pelé. Una bella domanda, complimenti, è vero, quello che hai detto è verissimo. Te la sei ricordata, adesso arriviamo da te. È una domanda molto intelligente, è vero, per essere un calciatore ci sono tantissime cose da fare che non si vedono quando si guarda una partita in televisione, che sono i tanti sacrifici che ci sono dietro a una professione come questa, cioè il mangiare bene, il dormire bene e il fare la vita sana che aiuta sicuramente ad aumentare la qualità di una prestazione di un giocatore. A mangiare bene non vuol dire mangiare tutto però. No. E anche nelle quantità giuste, ecco. Vai. Quante parate hai fatte a Pescara? Sul partito ufficiale ancora nessuna perché non ho giocato, sugli allenamenti qualcuna perché è giusto fare anche. Altra domanda? Perché fa il portiere? Perché, ecco, come dicevo prima, fin da piccolino mi divertiva molto di più buttarmi per terra, sporcarmi e salvare i gol piuttosto che farli. Mi dava più soddisfazione e per questo ho portato avanti questa mia passione.
Ci sono altre domande? Sempre. Ah, vai. Ti piace giocare a calcio al mare? Sì, 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 al mare. Oh, ecco. E allora appena arriva un po' di caldo ci organizziamo, facciamo una partitella subito io contro di te. Benissimo. E giochi al mare come? Con gli amici, con la porta, quella fatta con le sedie? Sì, vabbè, oramai ecco, il mare è destinato più per i bambini, quindi sono più i giochi che piacciono a loro piuttosto ecco che verranno delle... E ha una domanda Pierpaolo per te, vai. Papi, ma certe volte fai rinvii sbagliati a una partita dell'allenamento e passi all'altra squadra, quella che non è la tua? Ahimè mi è capitato, ma sì, mi è capitato di farlo. Pur non volendo, magari vuoi rinviarla lunga, invece la rinvii e la dai a un avversario che magari ti fa anche gol. No, cioè, aspetta, date di nuovo il microfono a Pierpaolo. Cioè la passi quando... Cioè, quando l'avversario sta vicino, cioè tu la stavi passando al tuo compagno e il compagno arriva dietro a quello del tuo compagno e ti fa gol. Sì, perché ci sono degli attaccanti furbacchioni che rubano la palla nonostante tu la volessi dare al tuo compagno e ti fanno gol. Quindi anche per voi state attenti che quando la passate, passate a quelli del vostro stesso colore. E diamo la parola anche all'allenatore Federico Palussi. Allora, volevo chiederti, era buona la pizza lunedì sera? No, ma qui andiamo sul privato. No, era buona. No, la pizza mangiata a Crotone? No, era buona. No, è stata pure, se, ecco, indicavi la partita, è stata una grande prova da parte della squadra. Fatta in un campo difficile, in un campo ostico, una squadra che sta alla ricerca, nonostante gli obiettivi fossero diversi, di punti salvezza. Secondo me il Pescara ha dato una prova di grandissima maturità e di grandissima solidità in uno stadio molto difficile. Adesso passiamo il microfono a Chiara. Io volevo chiedere al papà giocatore come giudica il nostro allenamento dall'esterno. Sicuramente mi sono approcciato anch'io quest'anno per la prima volta agli allenamenti di bambini molto piccoli, perché sono alle prime armi con il calcio. La prima cosa che mi è balzata all'occhio e più interessante è l'aspetto motorio e cognitivo che c'è dietro a questo tipo di allenamenti, che aiutano bambini come loro, che ancora magari non hanno ruoli definiti. O comunque sia concetti tattici che sicuramente non potrebbero apprendere a quest'età, ma a livello coordinativo possono sviluppare moltissime capacità facendo uno sport bello come quello del calcio, e ancor di più il rispetto delle regole che poi qualsiasi cosa insomma dovessero fare nella loro vita sicuramente potrebbe aiutarli e basta. Alessandro Del Grosso? No, io, a parte queste cose che sono la parte finale, ma io volevo fare complimenti proprio a loro tecnici, perché veramente hanno una pazienza incredibile. Già per noi allenatori è difficile avere la pazienza con dei ragazzi, ma con questa età ad insegnare certi movimenti, anche la parte motoria, che è la cosa più importante poi alla fine, ci vuole il tempo, ci vogliono... Il modo di spiegare a questi ragazzi, a questi bimbi, diciamo che hanno 4-5 anni, che non è semplice. Sicuramente io faccio complimenti a loro che insegnano a questi bambini diciamo, il primo approccio nel calcio. Facciamo un applauso all'osservazione di Mister Del Grosso, che premia il lavoro dello staff, non solo vostro, ma anche di tutti coloro che lavorano nella scuola calcio del Pescara. In parlano particolare... pochi, diciamo, dei tecnici, parlano più dei bambini, come fanno gli allenamenti, però il difficile è programmare l'allenamento per loro, non programmarlo, ma andare sul campo e svilupparlo. Super mister, le belle parole. Super mister. Mi sono assentato, no, non è vero. Si stava riposando. Oggettivamente la pazienza è un ingrediente fondamentale a quest'età. Credo che sia non è quello che manca. Dobbiamo, come ho detto anche in altre occasioni, accompagnarli a stare in un contesto di gruppo, però quello che ci aiuta è che comunque il contesto in cui si trovano è un ambiente in cui a loro piace,
e questo tante volte è un'arma segreta affinché riusciamo a trovare il giusto accordo tra quello che possono fare e quello che c'è da fare. In alcuni casi, essendo un mix di ingredienti fatti di tanti contenuti, da quello più vivace a quello più timido, creare il giusto equilibrio non è sempre semplice, però a lungo andare abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo, siamo sicuri anche di raggiungerlo quest'anno. E la pazienza di cui parlava Mister Febo è anche una dote di Luca Teseo, che ci attende per avere la linea con il suo TG Biancazzurro. A te Luca! Ciao Mila, buonasera a te, un saluto a tutti gli amici in studio per Cuccioli e Campioni, benvenuti al TG Biancazzurro di questa settimana. I risultati del campionato di Primavera 2, vittoria del Foggia a Cosenza per 2-1, pareggio tra Crotone e Perugia 2-2, vittoria dell'Ascoli 1-0 sulla Lazio, vittoria esterna del Livorno a Frosinone per 2-0, vittoria esterna del Pescara a Benevento per 3-1. La classifica del campionato di primavera vede l'Ascoli al comando con 32 punti, segue il Pescara a 31, Lazio 30, Lecce 26, Livorno 23, Benevento 20, Frosinone 19, Foggia 14, Crotone 13, Perugia 10, Cosenza 9. Il prossimo turno Lecce, Ascoli, Foggia, Benevento, Lazio, Cosenza, Livorno, Crotone, Pescara, Frosinone. Under 17, vittoria del Lecce a Perugia per 2-0, Palermo-Napoli 2-1, a Pescara, purtroppo Pescara viene battuto dal Crotone per 2-1, Frosinone-Benevento 3-0, Cosenza-Foggia 0-0, Roma-Salernitana 5-1. Classifica Roma 48, Napoli 38, Benevento 29, Ascoli 26, 24 punti per Frosinone, Pescara e Palermo, Perugia 22, Crotone 21, Lecce 16, Cosenza e Foggia 15. Salernitana chiude con 13 punti. Prossimo turno Crotone, Palermo, Napoli, Cosenza, Salernitana, Pescara, Foggia, Frosinone, Ascoli, Perugia, Lecce, Roma. Eccoci con il protagonista di questa settimana qui su Cuccioli e Campioni, Under 16, Andrea Caliò. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Ehi, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava. Caliò, il cognome non è proprio di queste parti, dove sei? Di Catanzaro, Calabria. Di Catanzaro. Come sei arrivato? La domanda che facciamo un po' a tutti. Al Pescara come ci sei arrivato? Mi sono venuti loro a guardare, a vedere, mi hanno visto più volte e mi hanno preso. Quindi questo lavoro di scouting da parte degli osservatori, in modo particolare di Mister Di Battista, funziona? Sì, sì, è proprio lui che mi è venuto a guardare la prima volta. Poi è venuto anche il direttore e mi sono piaciuto. Io ho iniziato, diciamo, quando avevo più o meno 8-9 anni con il Catanzaro Calcio, che è una società professionistica di Lega Pro. E niente, mi sono fatto 6-7 anni lì, abbastanza, e poi questo è stato diciamo il mio primo trasferimento. Catanzaro è una bella piazza, gloriosa, ha fatto anche la Serie B, la Serie A. Tu sai che c'è un mito di uno che faceva gol palanca da calcio d'angolo?
Esiste ancora questo mito, perché tu hai meno di 16 anni e lo sai. Sì. Bella, belle partite. Bella. Quando ai tuoi hai dovuto comunicare mi vuole il Pescara e mi vuole a Pescara, che reazioni ci sono state a casa? Belle, diciamo, ho provato delle belle sensazioni e per me è stata una cosa bella. I tuoi che ti hanno detto? Loro mi hanno detto questa cosa ed erano emozionati, loro mi hanno detto fai la scelta che vuoi tu e noi ti appoggiamo sempre e io ho deciso di venire qua. Senti, per voi che venite da così lontano, quali sono le difficoltà nel vivere qui, se ci sono, e quali sono i lati positivi? Vabbè, le difficoltà, diciamo che veniamo da fuori, cioè abbastanza, alcuni da lontano, alcuni vicino, che siamo lontano dalla famiglia, e positivi che alla fine siamo tutti insieme, siamo sempre insieme, ci divertiamo, ci conosciamo parecchio perché siamo sempre insieme, è questo. Allora, parliamo di te, hai scelto un brano musicale che stiamo ascoltando, che Tu corri, e Gemelli diversi, un po' tutti scegliete questo, perché? E diciamo che quando mi ascolto questa canzone, cioè chiudendo gli occhi, immagino io nel campo mentre gioco, mi fa provare belle sensazioni. C'è rivalità tra Crotone e Catanzaro? Penso di sì. Sì, però dato che il Crotone è in Serie B, Catanzaro è in Serie C. Però insomma ti ha fatto piacere sta vittoria 2-0 nel Pescara? Certo, sì. Parliamo dei social, hai detto che non sei molto social, però molti di voi invece lo sono. Questo sei tu con la maglia del Pescara. E quando l'hai indossata la prima volta? Mi sono sentito, diciamo, posso dire... emozionato? Sì. Perché provare anche a indossare maglie nuove, diverse, è una bella sensazione, sì. E poi questa con il numero 10, che numero importante? Sì, è il mister che dice anche che posso essere come un numero 10 o come un numero 8. Ti fa piacere questa cosa? Certo. Un'esultanza di gruppo? Dopo un gol importante contro la Lazio che poi vincemmo 3-1. Complimenti. Poi sai che a Pescara fa particolarmente piacere quando si segna contro la Lazio in qualsiasi categoria. Certo, sì, ho visto anche la partita con la Primavera. Peccato però. Un'altra esultanza qui con un'altra maglia, la maglia gialla, però questa dimostrazione siete un bel gruppo. Sì, qua questa foto è stata fatta contro il Napoli e vincemmo 2-1. Bella partita, abbiamo fatto una bella partita. E qui con un po' di amici, praticamente li abbiamo intervistati quasi tutti. Sì, qua era prima di andare a fare racchetta palle allo stadio. Ciao grandi tifosi del Pescara, speriamo che di salire in Serie A quest'anno. Buona serata a tutti. Sempre. Forza Pescara. Tu hai paura, tu corri. Il campionato delle Delfine Biancazzurre, la Serie C, girone di femminile, Chieti Salento 1-1, continuano i risultati tennistici contro il Potenza, questa volta perde 20-0 ad opera del Grifone Gialloverde, Ludos Aprilia 5-1, stesso risultato per il derby di Napoli tra Napoli e la Vapa, e poi rinviata New Team San Marco a Puglia Trani, il Pescara perde a Sant'Egidio per 3-2. La classifica, Napoli 42, Ludos 37 con il Grifone, 34 per il Salento, Sant'Egidio 24 e poi il Pescara a 21, Vapa Napoli 14, Chieti 13, Aprilia 13, Apulia Trani 11, New Team San Marco 4, chiude sempre Potenza con 0 punti. Prossimo turno, Aprilia Apulia, Chieti Napoli, Pescara Grifone Gialloverde, Potenza New Team San Marco, Salento Woman Ludos, Vapa Napoli, Sant'Egidio femminile. Siamo giunti al termine del TG Biancazzurro anche per questa settimana qui dal Delfino Training Center, il training center del Pescara, da dove ogni settimana ci sono le dirette delle partite del settore giovanile, naturalmente, che potete seguire su Delfino Channel, il canale YouTube ufficiale della Pescara Calcio, e dove potrete rivedere anche questa puntata del TG Biancazzurro anche sui social ufficiali del Pescara, oltre che la prima uscita su Rete 8.
Sport. È tutto, appuntamento alla prossima settimana e come diciamo sempre, forza Pescara! Grazie Luca Teseo, grazie Del Ceo, Tonto Donati per le riprese. Ultimi scampoli di Cuccioli e Campioni, la parola a voi. Se mangi troppi dolci non puoi giocare a calcio perché ti diventa la pancia. Ma insomma, osservazione saggia, no? È giusto, non so, la pancia viene anche se non giochi a calcio, però è vero, diciamo, non va di pari passo. Non vanno di pari passo, ecco, i troppi dolci con una buona prestazione sportiva. Li mangi dolci ogni tanto? E un pochino si sono golose, è una delle mie debolezze. Un'altra domanda? Ma perché sei così appassionato al calcio? Perché, non lo so, anche in casa mia fin da piccolo siamo cresciuti a pane e calcio. Perché mio padre è sempre stato un appassionato di calcio, lo stesso anche mio fratello. E così, ecco, l'ho coltivata proprio fin dalla tenera età. Passione di famiglia. Ancora una domanda sul prossimo impegno del Pescara, ragazzi. Chi ha una domanda sul prossimo impegno del Pescara? Passate il microfono. Vai. Ma domani vincete? Mi ha chiesto se domani vinciamo con il Padova. Me lo auguro con tutto il cuore, non posso fare promesse. Ma sicuramente ce la metteremo tutta per ottenere i tre punti. C'è qualcuno che ha già risultato? Chi è che sta risultando in questa partita? Qualcuno? Io. Andiamo. Ma quando giochi a calcio? Cosa vuoi dire? Ma quando giochi a calcio? Come? Allora forse chiede quando ti vedremo in campo, questo vuoi dire? Quando scenderà in campo anche lui? Spero presto, non è una cosa che dipende da me. Però ecco, spero presto, anche io come diceva il mister, di poter portare ecco, anche la mia esperienza in campo e a disposizione della squadra. Un'altra domanda sulla partita del Pescara con il Padova. 2-0 Pescara. Sei sicuro? Sì. Sai anche chi segnerà i gol? No. C'è questa coppia Mancuso-Monachello che sta facendo scintille, che dite? Possono essere loro i protagonisti? Me lo auguro, purché siano tre punti anche con un'autorete io me li prenderei ugualmente. Buona fortuna al Pescara, che vinca, almeno faccia dei gol e segnino. E segna, giusto, un bel augurio. Dai, l'ultimo bambino che doveva parlare. Ma perché sei così forte a calcio? Ma grazie del complimento, no, ecco, per esserlo conta allenarsi sempre al meglio. Questa è una sbiolina. Poi? Poi mi chiederà qualcosa. Per essere forte ti devi allenare giorno e sera. Bravissimo, e bisogna ascoltare sempre i consigli dei mister, quindi mi raccomando, in gamba. Dai, per te l'ultima domanda, Pierpaolo. Papi. Mi dica pure. Papi, ma tu sull'allenamento, le partite dell'allenamento, quando tu stai in porta, segni mai? Non è facile segnare per un portiere perché si sta così tanto lontani dalla porta avversaria e poi soprattutto il compito finale del portiere è cercare di non subirli i gol, non di farli. Sì, i gol del portiere valgono, però è difficile farli. È facile, basta solo che fai un cross, cioè fino alla porta e segni. Ma bisogna avere un tiro molto forte per fare gol. Ma se fanno la porta vicino a quell'altra? Con il campo più piccolino le possibilità aumentano, però anche noi giochiamo con il campo un po' più grande, è più difficile. E qui si è aperto proprio un dibattito tra padre e figlio che credo continuerà a caso. A questo punto. Bruno, su Pescara-Padova. Beh, adesso veniamo da due risultati importanti. È fuori casa e quindi speriamo senz'altro che ci sia la conferma in casa. È un avversario, Alessandro Del Grosso, per Pescara dovrebbe temere poco, in difficoltà. Ma io da quello che ho sentito le parole del mister non è che lo teme poco, anzi lo rispetta moltissimo, e tant'è vero che ha alzato anche la concentrazione, perché poi in queste fasi, in questi momenti si può pure peccare in un qualcosa, e l'ha dimostrato e l'hanno detto anche in questi giorni, e penso che la squadra sarà molto concentrata
per un risultato, poi quello che verrà fuori sicuramente sarà una buona prestazione del Pescara, perché nelle ultime prestazioni è stata veramente molto positiva, e tant'è vero che la prestazione ha portato via molti punti, anche quella di lunedì scorso in una gara molto difficile che tutti dicevano che poteva essere facile, ma alla fine non è stata facile perché il Crotone era partito per un campionato, si ritrova addirittura con a fare dei punti salvezza, che non era facile per il Pescara andare a vincere fuori casa, e sabato, domani, si presenterà l'occasione per cercare di confermare quello che ha fatto di buono fino adesso. Super mister? È ovvio che non bisogna mai abbassare la concentrazione, e quindi è una partita importante come le altre, e bisogna riportare il massimo risultato a casa per continuare questa cavalcata importante. Ormai non è più una squadra sorpresa e quindi dobbiamo imporre quello che è il potenziale della squadra sempre. Anche perché all'andata ci ha fatto un brutto scherzo. Esatto. Vincevamo 2-0 e abbiamo... è riuscita a pareggiare negli in ultimi 7-8 esatto. minuti. Sì. Ecco perché. E poi il Pescara che adesso non si nasconde più, vuole i playoff, l'ha dichiarato anche mister Pillon. Sì, mancano pochi punti alla salvezza, che era il primo step che mentalmente ce l'avamo imposti o comunque proposti, e dopodiché una volta raggiunto questo gradino abbiamo sicuramente voglia di sognare, senza creare false aspettative ai tifosi, ma cercando di togliersi delle grandissime soddisfazioni da condividere con la gente. E noi siamo arrivati alla fine di Cuccioli e Campione, grazie a Simone Farelli per essere grazie stato con noi, un forte in bocca al lupo per domani, grazie a Bruno Nobili che ritroviamo qui tra una settimana, grazie a mister grazie Alessandro a Del Grosso, in bocca al lupo per la prossima gara con il Sulmona. Sarà una gara come? È una gara molto difficile, è un campo ostico, un campo che non siamo abituati perché comunque è molto sconnesso il campo, loro hanno bisogno di punti, ecco. Perciò andremo lì a fare la nostra partita. Di nuovo in bocca al lupo, grazie al super mister Alessandro Febo, grazie a voi. Due mister Federico Palusci e Chiara Di Giovanni, grazie a tutti voi piccoli amici 2013, ragazzi vogliamo sentire il vostro applauso per concludere felicemente la nostra trasmissione. Siete stati meravigliosi, noi ringraziamo i nostri operatori di ripresa, Roberto Cherchi e Andrea Berardinelli, ecco qui cominciano proprio a festeggiare la fine, la sigla la stanno preparando loro. Ringraziamo Andrea Di Fabio in regia, ringraziamo Alex di Musicomania per il service audio e noi vi diamo appuntamento così allegramente a Cuccioli e Campioni tra una settimana su Radio 8 Sport. Buonanotte!